dopo, perché qua si abbraccia le persone, quindi per quello. Quindi Ok. niente. Velocissimo, ok. Vuoi vedere qual è il nostro Pokémon preferito? Fammi indovinare. Sicuramente Clefairy e Jigglypuff. Jigglypuff, sì. Vai, prendo una scommessa. Gioia. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, Non lo niente. sapeva Doppio nessuno! Clefairy Non lo addirittura. Porco sapeva nessuno! Giuda. Mamma Guarda, mia, niente, io muoio, niente. Vabbè. adesso faccio una cosa bellissima chiamata Iperraggio. Proprio di cattiveria, come è giusto che sia, va Hydro via, Pump va e via. Iperraggio, basta. Proprio devastati. Cioè, poi te l'immagini Flareon e Gyarados contro loro due. Madosca. Sono piccini picciotte. Secondo me scappano dopo 2 secondi, praticamente. Anche secondo me, sai. Sono mancati male, tra l'altro. Giusto un po'. Vabbè. Oh, Joey! Ok. Vabbè, ragazzi, proprio battute malamente queste due tipe. Ciaoone, proprio. Proprio, Quanto abbiamo qua? cioè, senza impegno proprio. Ce l'abbiamo già, Weepinbell. Non ce l'abbiamo, basta. Via, via, Ok. via, 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 via. Vediamo se troviamo qualcos'altro, ma noi ce l'abbiamo già. Dove vai così di corsa? Cazzi Dove vai? tuoi! Dove Cazzi tuoi! Questa qui secondo me è fatta. Guarda, guarda la roba che c'è intorno. Viola profumina. Ah, è una profumaia, questa qui. Ah, Attenzione! ok. Mia è Ok. una mia amica, tra l'altro, che si chiama Viola, tra Sì, l'altro, e mamma mia. mia zia si Che chiama Viola. bello, un bel nome, Viola. Niente. Però No, dai, attenzione, questa vai qua è con una l'acqua. profumaia, attenzione, ragazzi. Brutto colpo, perché Poglielam è vero che fa brutto colpo spesso, Vabbè. quindi non ce n'era bisogno, perché tanto non facevi niente lo stesso. Che ricordiamo, ragazzi, che da noi le profumaie vuol dire quello che non ve la danno. Cioè, magari vi fanno. Ti fanno capire qualcosa, però in realtà. Ciccia. Poi t'attacchi. Esatto. Quelli si chiamano profumaie. Esatto, molto semplicemente. E tra l'altro è bellissimo perché ci sta facendo tutta l'evoluzione. Adesso il prossimo sarà. No, sarà secondo me ancora Sarà Ivysaur. Venusaur, ovviamente. No, no, Venusaur secondo me non ce l'ha, vuoi vedere? Dici che c'è un altro Ivysaur, giusto? Sicuramente. È difficile che Esatto. trovi comunque l'evoluzione finale, a meno che non sono tipo capo palestra. È vero Vedi? anche questo. Ivysaur. In effetti, avevi ragione. Sì, perché non so perché cioè, gli allenatori non fanno evolvere così la forma finale che è più forte. Bah. Vabbè. Bah, 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 bah. Noi invece non abbiamo pietà, l'abbiamo No, deciso. assolutamente no. Il nostro Flareon non perdona, ovviamente. La tua scheda è davvero notevole. La tua invece no. che peccato, quanto mi dispiace. Non ce l'ho. Aspetta, fermati, Mamma mia che fa. Vai così, Pokémon, fermati. Ok, qua Pokémon, sono Pokémon d'acqua, vuoi vedere? Mi ci gioco le balle. ma sicuramente, questa bambina qua, Ramon. Ramona Stario, attenzione. Ma come fa a chiamarsi Ramon? È un nome che proprio non ci stacca. Ramona Stario poi sembra veramente il suo nome, cioè il suo nome e cognome. Ramona Stario, piacere, mi chiamo Ramona Esatto. Stario. No, ti immagini tipo, come si chiama? Oh, ma che bella bambina! Come si chiama? Ramona! Madonna! Tipo così, come ti. Che bella bambina, come ti chiami? Ugo! Proprio cattivissimo Ramona come nome da dare a una bambina, Siccome a me cioè. quando tipo mi dicono, mi guardano, mi fanno, ma è una bambina, ma secondo lei, cioè è un maschio, non lo so, cioè mi chiama mia figlia, secondo te è un maschio, ma ti tiro 2 schiaffi, cazzo, Ma ti appendo al come mai? muro, cioè cazzo si vede un tono meglio che Ah, una bambina, cioè poveretto, poverino. ti giuro, ogni tanto mi fa morire, ma specialmente magari le persone anziane, ma è una bambina, no, guarda, a parte che capisco che non Anziani. ci vedi un piffero, però porco Giuda, cioè. Sì, ma un anziano ci può stare. Vai così! Hai vinto tu? Cioè, la cosa bella è che tipo l'abbiamo seccato con un Pokémon di fuoco. Cioè, è bellissima sta cosa. Esatto, perché lei era assolutamente in vantaggio, eppure è riuscita a perdere lo stesso perché il nostro Flareon è devastante. Oh no! Stai alla larga da me, ok? Sì, basta, cioè, vai via. Frenzonato, Carolina. Carolina. Kingler, Ciao attenzione. un Kingler.
Che tra l'altro Kingler ha un attacco. No, ho sbagliato. Ma vabbè, ma l'ho tirato. Ma non importa. Tanto il nostro Flareon lo ucciderà di sicuro. Tra l'altro Kingler c'è un attacco veramente devastante. E secondo me è molto forte come Pokémon. No, è forte, forte. No, è vero, quando lo potenzi. Sì, lanciafiamme. Finalmente, finalmente lo sta imparando. Lanciafiamme. Sì. Allora, attenzione, attacco rapido, togliamo. Sì, toglie attacco rapido. Vabbè, è stato morso più forte. C'è più utile, quindi, assolutamente. Quindi, poi anche di tipo buio, quindi ci servirà sicuramente. E adesso abbiamo l'attacco di fuoco che possiamo usare in qualsiasi momento. Vai, Amanetta. Guarda che hai vinto, vattene, ti prego. Cioè, c'è rimasta male. A parte che c'ha le gambe storde, non so se hai notato, perché tipo... Sì, infatti, quindi... Mia mamma non vuole che nuoti senza salvagente, ok? Oh, cacchiarola. No, no. Acida erbolina, ok? Tranquilla. Amira, mi chiamo. Amira, cos'è Amira? Mia madre voleva scrivere Amira, ma in realtà ha sbagliato, ha scritto Amira, ok? Oh, cavolo. Muori male, tanto muori male lo stesso. Sì, ormai è bellissima, cioè veramente quei Pokémon di tipo fuoco che battere i Pokémon di tipo acqua con un colpo, ragazzi, veramente, boh. Ragazzi, io ve l'ho detto, Flareon è devastante, ha un attacco fisico enorme. Questo ci sta. Una roba, ma sì, ma fai pure più aggiornante, tanto non sei, ve l'ho detto, muori. In realtà secondo me ha fatto la pipì più che appia. Dici che quella... Sì, secondo me sì, è pipì. Vabbè, Poliwhirl tranquillo, non lo diciamo a nessuno, tranquillo. No, infatti, non ti capiamo. Sarà il nostro segreto. Esatto, capiamo che quando scappa, scappa e basta. Infatti, è giusto, d'altra parte. Cioè, l'ultima piovere pipì. Esatto. Niente. Ma niente. Poliwag male, morto male, basta. Stavo dicendo male morto. Tipo Yoda, sai? Tipo... Oddio, sì. Oh no, acida erbolina, uffi. Niente. Vabbè, peccato. Mi piace il profumo dell'acqua marina. Attenzione. Già ti capisco, anche a me piace. Tu poi non sei neanche sul mare. Tania, attenzione. Siamo Tania, oddio. Tu sei proprio al centro, non sei neanche sul mare, te, Derechino. Abbiamo un bel lanciafiamme adesso. Ah già, è vero, cacchiarola. È vero, ho lanciato direttamente morso. Vabbè, col prossimo, tanto ne avrà un altro. Sì, tanto adesso comunque ci sono altri Pokémon di tipo arma che dobbiamo battere. Allora, guarda, cambia molto. Cambia molto. Lanciafiamme. Abbiamo il nostro bellissimo lanciafiamme. Oh, cattivissimo. Madonna, io adoravo sto attacco. Bello, lanciafiamme. Quando imparavi sto attacco, imparavi l'attacco definitivo. Cioè, era inutile. Ah, beh. Ammazzavi tutti quanti. Ehi, che strano odore. Marcos, vabbè. È l'odore di palle. Niente. Per Bosco Baccoso. Bosco Baccoso, attenzione. Eccoci arrivati al Bosco Baccoso. Esatto, che tra l'altro se noti assomiglia un pochettino alla zona safari. Vero, una cosa che avevo notato. Benvenuti nel Bosco Baccoso, condividete le bacche con i Pokémon e gli altri allenatori. Ok. Condividete ragazzi, anche questo video. Esatto, condividete assolutamente. Quello sempre, assolutamente. Condividete, cazzo. Oh no, se vai un attimo, cosa vuol fare? Niente, vai via. Niente, va via, direttamente, basta. Basta, sì, non merita la nostra attenzione. Ok, perfetto. Ah, questi puoi far prima, infatti, perché in realtà questi sono per far prima, per evitare l'erba, quindi ci sta. Sì, ma infatti, solo che scendevo giù per vedere se c'era qualcosa. No, qui torni indietro, quindi ok. Qua c'è qualcosa? No. Ah, okay. Qui c'è un punto dove puoi... Forse usiamo c'è... surf, tanto c'è meno surf. Sì, vorrei vedere che magari c'è della roba. Ah sì, infatti c'era un oggetto lì. È infatti per quello che volevo fare. È così. Proprio lì. Ma veramente devo passare dall'altra parte? Ma cosa, lol, vabbè. Questa qui non me l'aspettavo, sono sincero, va bene. Ma la ricordavo almeno io che dovessi proprio essere a terra, cioè dell'acqua non puoi, cioè... Cazzo, vabbè. Niente. Allora, vediamo un po' qua. Prima iniziamo da qua, dai, vediamo cosa c'è qua. Cioè, noi non ci ferma niente, ragazzi, attenzione, qualsiasi cosa... Sì, esatto, cioè noi andiamo proprio, cioè, tranquilli, noi guardiamo tutto... Vediamo di guardare qua sotto se c'è qualcosa di interessante. Sì, mi sa di sì, perché. Oh, guarda qua. Madonna, che è? Qua proprio laggiù come minimo ci sarà. Sai che cosa? Un electrode come minimo. Beh, ecco, ci manca solo quello, guarda. Slowpoke. Ma t'abbiamo già, mi dispiace. Anche qua. T'abbiamo preso. Mi sembra
alla centrale elettrica l'avevamo presa, mi sembra, Slowpoke. No, l'isola spumarina. L'isola spumarina, giusto. Che cioè, lì è pieno. È vero, è vero. Ok. Poi sarà interessante anche trovare alcuni Pokémon che sono abbastanza rari. Poi mi andrò un po' a documentare dove trovarli, tipo Electrode. Sì, sì, certo. Quelli sì. Un po' più raretti, diciamo. Esatto. A PG penso che non ce l'abbiamo, mi sa. Non lo so, dimmi te, Derek. No, no, guarda, un Pokémon raro, assolutamente. È rarissimo, ragazzi. Raro, Mamma mia, non Mamma si trova mia, mai. Ragazzi, attenzione. E come Rattata, anche Rattata è raro. Rattata, cioè. Madonna, Rattata scherzi. Cioè. Guardate dei Pokémon selvatici, ghiotti di bacche. Aspetta, aspetta, perché se andiamo qua trovavamo la tipa. Devo vedere un secondo prima se c'erano oggetti, allora, che poi almeno così vedere, non ci torniamo sì, più. Sì, 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 andiamo a vedere di qua, sì, giusto. Se riusciamo a passare. La forza. Allora. Venonat, qua c'è tipo la tua piantagione di Venonat a quanto pare. No, evidentemente sono molto frequenti. Attenzione. Ok. Ma mi sa che non c'è, mi sa nient'altro. Ah no, ok. Etere massimo. Se questo per un etere massimo, vabbè, può essere sempre utile, tutti oggetti sì, che sì, sì, sì. Ci ricaricano i PP, quindi sono utili sicuramente. Ci ricaricano la PP, ci ricaricano. Qui c'eravamo già passati, quindi. Sì, infatti, ci ricaricano la PP, quindi la biscica, ragazzi. Quelli sono utili. Cioè, giusto in quel pezzetto. Ipno! Ipno, attenzione! Ma ce l'abbiamo già! Ma noi ce l'abbiamo già, esatto, perché ce l'avevamo prima, l'abbiamo... Esatto. Tipo citato. Di qua non c'è nient'altro, no. Ok, possiamo andare laggiù tranquilli e andare da Lisetta. Tranquillamente, infatti qui c'è il Drowsy. Beh, Drowsy, scusa, se avevamo Ipno, sicuramente... Abbiamo anche Drowsy, esatto. Già. La butto lì, Niente, poi magari mi sbaglio. Esatto, sai. Però... Sì che è possibile anche trovarlo di per sé, però, sai... Aiuto, aiuto! Prima è arrivato un Pokémon spaventoso. Ora ho tanta paura che non posso muovermi, ma voglio andare a casa. No. Eccolo, ritorna. No, no, vai via, via, via. Vediamo il Pupino. Ok. Questo dobbiamo per forza batterlo o lo possiamo skippare, secondo te? Vediamo. Possiamo skipparlo. Grazie, mi hai salvata. Stavo cercando bacche. Ecco, prendi. Hai tenuto bacca paia. Ok. Come ti chiami? Ho ancora paura. Puoi accompagnarmi dal mio papino? Grazie. Lisetta torna a casa. Hai salvato Lisetta. Come posso ringraziarti per quello che stavo facendo io l'altra prima? Lisetta, mia cara, scusami. Papà non sapeva che fossi in pericolo. Non ti preoccupare, papino. Almeno ho fatto amicizia con Ash. Basta. Ah, è per me? Come facevi a sapere che sono un appassionato di gemme rocce rare? Ok, meteorite famoso che dobbiamo dare. Ah, me lo manda Bill. Ringrazialo tanto da parte mia. Per sdebitarmi per la tua immensa gentilezza, voglio darti questo. Pietra lunare. Attenzione, ragazzi. Ascolta, ascolta, dammi un'altra dimostrazione della tua classe. Ok, questo qui è ancora chiuso. Niente. Sto chiuso il posto, basta. Basta, basta. Qui qua non... Cioè, una volta che ci ha dato l'oggetto che serviva là, Bill, a posto. Sì, esatto, possiamo anche usare direttamente... Perché adesso sì, non possiamo più fare nient'altro. Possiamo arrivare alla prima isola se senza... Ok. Vabbè. Tanto dobbiamo andare da Bill a dirgli che abbiamo portato il meteorite e abbiamo finito le isole, ragazzi, per il momento. Per il momento, esatto. Comunque, dopo... A parte che sia adesso, per il momento non ci sarà altro da fare, quindi... Ehi, Ash! Ce l'hai messo di tempo. Hai fatto un bel giro, Ce l'abbiamo fatta. Il PC funziona perfettamente. Ci abbiamo messo pare pochissimo. Bill è davvero un genio. Beh, in realtà ho dovuto fare pochissimo. Il PC era già quasi perfetto. Celio, devo riconoscere che hai fatto grandi progressi. Dici davvero? Grazie. Beh, qui abbiamo finito. Si torna accanto. Celio, ci vediamo presto. Ash, mi dispiace di non averti potuto mostrare l'isola, ma ti prometto che un giorno ti farò fare una bella visita guidata. Sì. Ok, vabbè. E quel giorno va bene. Sarà quando sarà. Sarà. Che bella gita, vero? Il mio amico Celio ha gradito molto la tua compagnia. Torna a fargli visita, sono sicuro che ne sarebbe felicissimo. Ora che hai il Trispass puoi prendere il Pokescafo di Aranciopoli in ogni momento. Ci vediamo allora. Ok, e Bill se la tela.
Noi facciamo ancora sta parte qua, ragazzi, che l'altra volta l'avevamo lasciata fuori dai giochi, come sì, ben esatto. sapete. Però metto Raichu perché qua sono più bastardi, sì. Pokémon di acqua. Così facciamo prima, dai, sì. Infatti. Ah, e uso anche repellente. Ovvio, esatto. Così siamo a posto, ragazzi, e facciamo veloce. Ok. Belle. Via. Devo fare una gara di triathlon. Attenzione. E tra l'altro, Derek, con questa parte qua finiamo. E poi, ragazzi, la prossima è via Vittoria. E poi, naturalmente, esatto. Poi Lega. La prossima parte ne andremo direttamente verso la via Vittoria. E poi, ovviamente, la Lega, ragazzi. Quindi sarà una parte bella, bella succosa. Eh sì, assolutamente. Abbiamo tante belle costumine. E tra l'altro, mi sa che qualche livellino fuori video lo faccio. Intanto vedo anche un po' se trovo qualche altro Pokémon. Esatto, sì, sì. Perché così almeno esatto. arriviamo tranquilli alla Lega. Facciamo tutte le cose belle. Non fare protezione, non serve niente. Mamma mia, guarda che ci fa perdere tempo. Ma sì, non è un problema. 2 secondi, tac, ciao, buone. Ciao, War Turtle. Saluta, ma Assord. Assord, ta mamma, ta zia. Esatto, a tutto. Scusate, ma sempre per citare qualcuno di nostra conoscenza. Assolutamente. Ciao, sì. Ernest. Ciao, Ernest. LOL. Ah, senti solo il vento? E il mare. Dammi 3 colori. Sono il cuore, amore. Che non è colori, ma era bello lo stesso dirlo così. Ah, va bene, comunque, vabbè, dai. Tre parole, era, ragazzi. 3 parole, non 3 colori. Su, volevo vedere se eravate preparati, ragazzi. Bravi, non siete preparati, basta. No, no, infatti, ragazzi, voto cioè, zero, basta. Assolutamente. Non siete pronti per X basta. No, cioè, sto... volevamo farvi stare a banda qua sul canale. No, niente, basta, basta. No, non siete pronti, basta. Siete pronti. Comunque, solo per questo, ragazzi, mettere un like, ve lo dico, Poi fate voi, naturalmente. Like, però... esatto, un commento di tutte le cose che abbiamo detto, ragazzi, anche, ovviamente, Mi raccomando, ci contiamo. Assolutamente. Un like virgin. Bella quella canzone, mamma. Mi ricordo. Attenzione, vai. Masciamo questo Sidra che ci vuole sbarrare la strada. Ma non abbiamo paura di niente, nessuno. Basta la domanda. Ok, perfetto. E Roland ha perso. Ai, ho perso. Che tra l'altro stavo pensando che la Roland è anche una marca di strumenti musicali, tra l'altro. Questa forse la sapevo pure io. Tra l'altro. Ho pescato tutti i miei Pokémon nel mare. E non ce ne frega un cazzo. Semplicemente. Marino. Perché acqua, beh, Marino? Guarda, non ho dubbi che sia... Starmie, niente. Starmie, mi dispiace. Non so, ragazzi, secondo voi qual è la passione principale di Marino? Secondo voi andare in montagna? Oppure marinare la scuola? Secondo me. Marinare la scuola, secondo me. Probabile, no. Maunello. Chissà cosa combinava Marino. Splash! Si butta in acqua, niente, fa magica. Fa magica, non ho parole. Ma non ci credo che non posso... No, vabbè, che cazzo... Questa cosa mi ha ricordato. Sì. Fammi compagnia finché non prendo qualcosa. E beh, ok. Bene, calmati, Christian. Chiama Christian. Però è con l'H, attenzione, ragazzi, non sono senza. Però con l'H, esatto, attenzione. Stavo per dire Van, attenzione. Ecco cosa fa Van, ragazzi, quando non fa video, quando... Esatto, pesco. Lui fa questo, ragazzi, pesca. Esatto, in realtà sono Sanpei, ragazzi, non volevo dirvelo. Esatto, non ve l'ha mai detto, segreto perché è un segreto. Esatto. Se vedete questo video lo scoprirete. Esatto. Solo per questo, ragazzi, un like per Sanpei Van, per favore. Attenzione, esatto. Sanpei, Sanpei. Ok, perfetto. Almeno così ho passato un po' di tempo, Esatto, esatto, cioè devo passare un po' di tempo. Che palle, no? Niente. Cioè, praticamente stiamo veramente sdrumando sti tipi. Ci stiamo mettendo 2 secondi. Sì, sì, sì. Ehi, no, non spaventare i pesci, hai capito? Adesso se questo che si chiama Dario, sappilo che scoppia a ridere. Ci manca su... Claudio. È Claudio, si chiama Claudio. Che ha preso una cosa, volevo dire un cielo.
Attenzione. Una vongola. Cos'è una vongola? Sì, è vero. Poi dopo diventa una cozza. Buone le vongole, mamma mia. Mamma mia, sono buone. Le cozze, le vongole. Diamo un po' più le vongole delle cozze, sono sincero. Però anche, dai, non sono malaccio neanche le cozze. No, mi piacciono entrambe. Protezione. Io infatti mi faccio sempre, quando vado a mangiare fuori il pesce, la cozzata. Il piatto che non può mai mancare è la pepata di cozze e vongole. Non può mai mancare. Vabbè, ci sta, O la marinata di cozze e vongole, metteteci quello che volete. Comunque non può mai mancare in una mia, il mio pranzo, cena di pesce. Ci sta, ci sta. Quella proprio in mancanza. Mi dispiace, non volevo. Invece voi ragazzi, qual è il vostro piatto di pesce preferito? Esatto, ci sta, ci sta. Dai. Voi dici facciamo i cazzi vostri. Esatto. Lol. Soprattutto se amate il pesce, mi piace. Il mare pulisce il corpo e l'anima. Attenzione. Wow. Vediamo un po' che Pokémon avrà. Cioè ormai sono tutti gli stessi Patrizio. Cioè avete gli stessi Pokémon, basta. Cioè Patrizio. Cioè ragazzi, ma abbiamo un nuovo filosofo, Patrizio. Ma che poi io vorrei capire una cosa. Cioè ti mettono 750.000 diciamo allenatori uno dietro l'altro che hanno gli stessi Pokémon, cioè metteteli tutti uno di fronte all'altro, fate prima, cioè nel senso non ha senso questa cosa, cioè, sono tutti per quelli, cioè vabbè che in acqua è difficile che tu possa trovare Pokémon di altro tipo, però, sì, sì, però non dico che uno debba avere, che so, un Charizard, non avrebbe molto senso, però cioè, mettici non so ogni tanto un Pokémon, non so, un Pokémon normale, un Pokémon Belino, volante anche, visto che comunque sei su un'isoletta, esatto, magari. Non so, cioè alla fine può anche volare sopra l'acqua, ci sta, cioè. Madonna. Ai ai. È finita la filosofia. Niente. Hai solo un Pokémon? Yane non ce la fai da solo? Vabbè. Mi sa che dobbiamo combattere insieme, ok. Lil e Yan. In e Yan. Lilian, esatto. È un unico Lilian. È vero. È l'Iliad, è la Iliad. Esatto. Noi abbiamo il nostro Gyarados pronto a devastare qualsietà, ovviamente. Senza io farei un bel tuono su lui. E poi farei un bel. Sì, va bene così. Sì, perché. È il drago. Sì. Cazzo, quindi. Dai, Raichu, devasta lo Starmie, ok. Perfetto. Dobbiamo aver battuto entrambi. Attenzione. Per te stanno facendo festa, stanno facendo. Sì, sì, cioè, sento qua gente che fa discorsi, cose. Infatti, se sentite cose... Perché da dire che ci sono i festini, ragazzi, non sapete, ma in tutta Italia è ancora tutto chiuso a livello di feste, ma da dire che c'è già festa. Da qua, figurati, qua fanno già le serate, vedi già la gente lì al parco che fa casino. Abbiamo perso, sei felice adesso? Ah. È tutto tornato normale, come se nulla fosse. Vabbè, va bene. Vuoi sapere se i pesci abboccano? No. Non ci interessa. Esatto, cioè, no. Però, vabbè. Ambrogio. 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 Come la pubblicità. Vorrei un Ferrero Rocher, grazie. Ferrero Rocher, cazzo. Oddio, Ambrogio, lo adoravo. Ambrogio, ma tu hai la risposta a tutte le cose, cioè, faceva tutto Ambrogio, fantastico, cioè, mamma mia, il nostro maggiordomo modello. Ci sta. Sì, diciamo che penso che ci siano forse ancora due allenatori e poi abbiamo finito praticamente, ragazzi. Tra poco dovrebbe essere finito, anche perché ormai siamo arrivati a Biancavilla, quindi sì, esatto, manca molto ormai. Sì, sì, ma penso ci sia ancora solo l'allenatore, quello ancora sopra dell'isola e basta, penso. Sì, proprio direi che abbiamo... Comunque, ragazzi, tanto in ogni caso, come vi dicevamo, chiuderemo sicuramente questa parte, appunto, concludendo questo lato qua che dovevamo fare ancora, naturalmente. E poi dal prossimo episodio ne vedremo delle belle, ragazzi, ma veramente delle belle. E se, esatto, nel caso trovassi Pokémon mentre farmo, vi metterò comunque la parte prima del prossimo episodio, naturalmente, con... i vari Pokémon che troveremo, vediamo un attimo. Ovviamente, sì, dopo come vedete sempre. Cosa combiniamo. Che botta!
Mamma mia, che botta che ha preso. Infatti hai preso botta, una bella, che botta. Bella botta hai preso. Ho preso un bel po' di Pokémon. Guarda. Vediamo. Adesso oh, no. Uno, ti se ce ne ha preso uno, ti giuro, lo prendo a schiaffi. No. Mizzica 6. È quello dei Magikarp. È quello dei 6 Magikarp. Oddio. E questo si vantava pure. Che tra l'altro però questi Magikarp qua hanno anche attacco. Cioè hanno anche un attacco. Hanno, anche hanno, tipo... hanno azione. Sì. Come se possa creare problemi. Io qua tutte le volte... Praticamente quando giocavo mandavo ogni Pokémon, ogni Magikarp facevo combattere contro ogni Pokémon della squadra, perché tanto anche se mettevi uno che sarebbe inefficace, in realtà cioè tanto lo ammazzava lo stesso. Sì, è vero, però nel senso volevo lo stesso mettere, far questo qui così facciamo veloce, se facciamo la lasciamo la Aichu tanto. In questo caso ci sta. Esatto. Io facevo così per... Anche perché ragazzi, io direi che dobbiamo andare a mangiare, dobbiamo andare, quindi... Esatto. Dobbiamo concludere ragazzi, questa parte qua. Il pomeriggio è stato abbastanza lungo. Esatto, quindi... è proficuo perché siamo riusciti comunque a completare tutta la parte che ci mancava. Esatto, questa parte secondaria che comunque è la parte fondamentale. Eh beh, certo, sì, anche perché comunque abbiamo visto le isole, che non è niente male. Esatto. È tutto. Avremmo potuto farle anche tutte assieme tecnicamente, però forse probabilmente ci saremmo persi qualcosa. Vabbè, ma sì, poi tanto voglio dire nel post game poi... Le si vedranno. Sì, sì, assolutamente. Non è un problema. Mi sa che c'è un Magikarp. No, non l'avrei mai detto. Bene, sì, Derek. Speravo che magari mettessero un Gyarados alla fine. Ti immagini? Tutti Magikarp. Però quello rosso. Un Gyarados rosso direttamente. Che noia questi Magikarp. Ma Ciccio, sei tu che li hai pescati. Cioè, lol. Non ti puoi lamentare, mamma mia. Cioè. Ed eccoci arrivati a Biancavilla. Siamo arrivati, esatto. Vedete? Siamo arrivati a Biancavilla, abbiamo finito il percorso. Perfetto ragazzuoli. Allora, intanto vi ricordo sempre, come al solito a fine di ogni video, vi ricordo che sotto in descrizione ci sono i canali di Derek di Twitch e YouTube. Andatevi a scrivere e a mettere il cuoricino naturalmente del follow su Twitch. Mi raccomando, supportateci. Anche perché siamo ormai alla Lega. Esatto, quindi siamo alla Lega. Anche al canale di Van, assolutamente. Esatto. Anche perché ragazzi siamo alla Lega, cavolo, quindi c'è cacchiarone. Esatto, momenti arrivano i momenti quelli proprio emozionanti. Esatto. Quindi vi ringraziamo ancora io Derechino per questo video o questi video e alla prossima. Ciao ragazzi. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.